Bene, allora direi di cominciare questa parte dedicata alla green economy. La comincerei con un particolare ringraziamento e congratulazioni per il pubblico che ha resistito, perché questo è il quarto dibattito consecutivo, quindi vuol dire che c'è una resistenza e un interesse soprattutto che costituiscono un segnale interessante. Poi anche perché dopo i fuochi pirotecnici della lunga lista di anomalie della politica italiana, magari ci può essere l'attesa di un dibattito più seduto dal punto di vista dei contenuti, perché potremmo pensare, con il tema della green economy, di essere tornati nell'alveo dell'Italia normale, nel solco del seminato, di una economia che guarda i fondamentali. Beh, però in realtà non è così. Con Paolo Brutti, responsabile del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, con Alfiero Grandi, presidente del Comitato Sì alle Rinnovabili e No al Nucleare, io sono Antonio Cianciullo, mi occupo di questi temi per Repubblica, parleremo di un aspetto in particolare. Cominceremo con la questione centrale per la green economy, che è una questione di grande attualità in tutta Italia e anche in questo territorio, che sono le rinnovabili. Noi, dicevo, anomalia, perché vediamo che cosa è successo nel campo della green economy e delle energie rinnovabili in paesi che in Europa hanno una loro stabilità e, sia pure all'interno della crisi che tocca tutti, hanno ancora un bilancio in crescita solido e in questo settore un'occupazione che si misura in diverse centinaia di migliaia, penso alla Germania. Bene, questi sono paesi che hanno fatto una scommessa di tipo industriale, una scommessa di tipo energetico basata su tempi medi e lunghi, anche perché sono cicli che hanno bisogno, come tutti i grandi cicli industriali, di programmazione, di costruzione di strutture produttive e di capacità del pubblico, degli utenti, di adeguarsi e quindi di chiedere, di trovare la maniera di accedere ai nuovi servizi e alle nuove tecnologie. Ebbene, se ci fermiamo semplicemente a quello che è successo negli ultimi 2 anni in Italia, beh, di anomalie ne vediamo a bizzeffe in quello che è stato l'atteggiamento del governo nei confronti di questo settore, che è un settore cardine proprio durante un momento di crisi, perché è un settore anticiclico, perché è un settore che permette di recuperare posti di lavoro che si perdono in altri campi, e questo l'abbiamo visto accadere in tanti paesi e in tanti paesi europei. Ebbene, per quanto riguarda l'efficienza energetica, avete tutti presente che la misura del 55% di incentivi per l'efficienza energetica nelle case, e nelle case si consuma il 40%, negli edifici nel loro complesso, si consuma il 40% del totale di tutta l'energia che si consuma nel paese. Quindi è un settore estremamente importante. Si è calcolato che con una misura di efficienza energetica media, nelle case italiane si può risparmiare l'equivalente energetico di tutto il gas che è stato estratto in Italia nel 2008. Quindi c'è di fronte un'opportunità straordinaria per il paese, che infatti milioni di famiglie hanno colto, per averne due benefici, come capita sempre parlando correttamente di green economy: un beneficio di tipo ambientale e un beneficio di tipo economico, perché alla fine, all'arco di pochissimi anni, ci sono soldi che tornano perché gli investimenti sono ammortizzati. Ebbene, il governo Berlusconi puntualmente ogni anno ha messo in discussione il provvedimento del 55%, finché nell'ultimo anno lo ha dimezzato, più che dimezzato come impatto, spostando da 5 a 10 anni il periodo in cui i benefici fiscali entrano.
quindi depotenziandolo. E per quanto riguarda le rinnovabili, lo spettacolo è stato ancora più esilarante, se lo vogliamo guardare con gli occhi di un corrispondente, perché fare il mestiere del giornalista corrispondente, io parlo con un po' di colleghi, è veramente, in Italia è veramente difficilissimo, perché è molto complicato spiegare a un'opinione pubblica di un paese che ragiona tenendo la razionalità in uno, non dico al primo, ma uno dei primi tre posti tra le motivazioni, perché in Italia si fanno dei piani energetici per lanciare le rinnovabili, si litiga furibondamente per metterli a punto, si trova faticosamente un accordo e da 2 anni, poche settimane dopo l'accordo, si rimette in discussione. Una situazione che è arrivata a un tale paradosso che delle istituzioni assai poco barricadere e assai poco accusabili di antipatie politiche nei confronti di un governo di centrodestra, come il cartello delle banche estere, ha pubblicamente recriminato rispetto a questi atteggiamenti del governo italiano, perché sono atteggiamenti che minano l'affidabilità del sistema paese e che quindi lo rendono inaffidabile. Non solo, questo è il contenuto della lettera sottoscritta dagli investitori stranieri del credito, lo rendono inaffidabile non solo sulla questione delle rinnovabili, ma nell'intera questione della credibilità di fronte a investimenti infrastrutturali. Ecco, se questa è la situazione, quindi una situazione in cui i paradossi si inanellano e il Paese rimane al palo a fronte di una prospettiva che invece un istituto come l'Università Bocconi, assieme al GSE, che è un'altra struttura estremamente autorevole, hanno valutato in 250.000 nuovi occupati potenziali delle rinnovabili quello che si potrebbe ottenere al 2020, non tra 50 anni ma tra 9 anni. Ebbene, a fronte di questa situazione di paradossi, c'è la possibilità, io credo che sia opportuno cominciare ad elencare gli elementi che fanno parte della green economy, ma che in realtà, se andiamo a ben vedere, sarebbe anche possibile chiamarli di economia, perché un'economia che dissipa il capitale del paese in cui investe, che taglia la forza lavoro, che mortifica la credibilità del paese, non è un'economia, non è un ragionamento attorno alla casa, è piuttosto una forma di suicidio collettivo che passa anche per il sabotaggio della green economy. Allora, se questa è la situazione, quali misure si possono mettere in cantiere per mostrare un percorso che sia alternativo? Vogliamo cominciare con Paolo? Grazie. Beh, intanto volevo, delle cose che ci ha detto Gianciullo, volevo svilupparne una che secondo me coglie un punto ancora di difficoltà da parte dell'opinione pubblica sulla questione delle energie rinnovabili e della green economy. Intanto, produrre energia con metodi rinnovabili o sostenibili è un costo o un vantaggio? Bene, è un vantaggio. Quando sentite il ministro dell'industria, dello sviluppo economico italiano, che dice io non posso riaprire i termini per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile o non posso mantenere i livelli di incentivazione perché altrimenti il bilancio del mio dicastero, il bilancio dello Stato ne subisce un colpo, lui lascia intendere che se ci si muove nella direzione delle energie rinnovabili, questo muoversi non è economicamente sostenibile, non è economicamente vantaggioso, e difatti leggete i proclami che dice, che fa la Lega, che scrive nei suoi volantini: guardate che il solare è bello ma lo pagate voi, intendendo dire che c'è un sovrapprezzo nella bolletta dell'energia elettrica per far fronte alla incentivazione, per esempio,
del solare. Dove, come sta la questione? La questione sta in questi termini. La produzione di energia da fonti fossili determina enormi, giganteschi costi economici, che sono però costi occulti, che non vengono conteggiati nel bilancio economico della produzione di energia, che però esistono e sono, diciamone uno per tutti, il costo occulto del grande cambiamento climatico, il quale produce dei danni ai paesi in via di sviluppo e ai paesi sviluppati, già oggi estremamente gravi per la modifica climatica che noi oggi tutti vediamo e che in prospettiva si aggrava. L'altra questione è che, seguitando a inondare l'atmosfera di gas di serra e di gas che hanno ricadute estremamente pesanti sulla salute umana, si aumentano poi i costi relativi alla neutralizzazione di questi fattori, anche questi costi occulti che si riverberano sulla sanità, che si riverberano sui bilanci degli enti locali e così via. Per questi motivi, che diciamo che possono anche sfuggire alla grande opinione pubblica, la Unione Europea, ma non solo l'Unione Europea, ma i grandi paesi del mondo, hanno deciso in diverse sessioni di grandi consessi planetari ed europei che la scelta di produrre energie mediante fonti rinnovabili fosse una scelta fondamentale, decisiva ed ineliminabile dall'orizzonte delle grandi economie industriali. Per questo motivo l'Europa, per esempio, ha deciso che entro il 2020 il 20%, anzi diciamo, la dico proprio così per stare proprio nei termini reali, il 17% della energia prodotta in Italia, il 17% dell'energia prodotta deve essere prodotta da fonti rinnovabili. Se non lo fai, poiché altri paesi lo fanno e spingono in questa direzione, se tu non lo fai e lucri un vantaggio da questo punto di vista di breve periodo, l'Unione Europea ti sanziona, e ti sanziona pesantemente, e a partire dal 2020, se noi non avremo raggiunto questo 17%, pagheremo sanzioni pesanti, che sono la traduzione in termini monetari di quel costo occulto che la società europea, la società italiana devono in ogni caso sopportare e che qualcuno deve pagare. L'Europa dice: lo pagano i paesi che inquinano, i paesi che stanno al di sotto del parametro del 17%. L'Italia come sta? L'Italia sta al 9%, e questo nonostante, come ha scritto Gianciullo recentemente, uno sforzo importante che è stato fatto da questo paese, perché ancora nel 2008 questo paese stava al 4,5%, e quindi uno sforzo è stato fatto, ma siamo sotto la metà. Se ci fermiamo, noi pagheremo costi economici diretti pesantissimi, e questo, diciamo, è il motivo per cui noi dobbiamo percorrere la strada dello sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Il secondo aspetto, lo descriveva Gianciullo molto bene, è che per produrre energia da fonti rinnovabili in termini competitivi con le fonti fossili tradizionali sono necessarie nuove tecnologie, nuove scoperte scientifiche, nuove filiere produttive, e quindi i paesi che si incamminano in questa direzione si incamminano nella strada di una nuova grande rivoluzione industriale. Questo è il punto fondamentale. Non si incamminano nella strada della tutela dell'ambiente, ma si incamminano lungo la strada che rilancia lo sviluppo secondo linee di qualità completamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto. I paesi che domineranno queste tecnologie domineranno l'orizzonte industriale dei prossimi anni,
La rivoluzione tecnologica di fronte alla quale siamo, che chiamiamo green economy, perché non è solo green ma è anche economy, avrà un impatto nel sistema produttivo maggiore, questo dicono i più grandi esperti, della rivoluzione informatica. Perché la rivoluzione informatica interveniva sull'esistente e lo efficientava, mentre questa rivoluzione della green economy innesta nuove attività produttive, genera filiere industriali, genera reddito e genera occupazione. E tutto questo al costo di un modestissimo incentivo alla produzione oggi, perché le tecnologie non sono ancora sviluppate, che comunque è il contraltare l'incentivo di quello che dovremmo comunque pagare se non utilizziamo questa linea di crescita, quando l'Unione Europea si accorgerà che noi abbiamo barato al gioco, e cioè abbiamo tentato di fare come fanno i furbi, di scaricare sulle spalle degli altri i costi del grande aggiustamento, diciamo così, del grande aggiustamento energetico-climatico. Questo è il punto fondamentale. Siamo alla vigilia di questa rivoluzione industriale e tecnologica. Già oggi, alcune tecnologie da fonte rinnovabile sono vicinissime alla parità di griglia, cioè il costo dell'immissione in rete dell'energia da fonti rinnovabili è molto vicino, in termini di costi di produzione diretti, al costo delle energie fossili immesse in rete nella stessa condizione. Ci sono modalità e tecnologie in sviluppo che riguardano per esempio l'eolico, che riguardano anche il fotovoltaico, che riguardano il solare termico, che si avvicinano fortemente già oggi al pareggio economico. E dunque in questo momento è tutto guadagno sviluppare e muoversi in quella direzione. Cianciulla ha dato un dato: 200.000 occupati. Queste sono le valutazioni, 200.000 occupati in più, che non ci sarebbero se non ci incamminiamo in quella direzione. In Europa, di questi una quota sensibile in un paese come l'Italia, che è un paese manifatturiero, potrebbe contrastare potentemente gli effetti più negativi della crisi economica. Tant'è vero che anche nell'anno scorso, in Europa e in Italia, mentre tutto il sistema industriale deperiva e perdeva reddito e occupazione, il settore della produzione di energia da fonte rinnovabile e delle tecnologie di sostegno, quindi il settore industriale, è l'unico che ha tenuto il reddito e aumentato l'occupazione. Allora, se vogliamo essere ciechi e fare il ragionamento della Lega, lo pagate voi con la bolletta elettrica, va bene, è un modo come un altro per uscire dal gruppo dei paesi di testa, diciamo così, quelli che nella nuova divisione internazionale del lavoro prodotta dalla trasformazione energetica guideranno le linee dello sviluppo. Perché poi, quando i paesi emergenti, con la generalizzazione o la realizzazione di accordi del tipo di Kyoto, anch'essi si incammineranno in questa direzione, paesi che hanno anche risorse oggi economiche, dovranno importare le tecnologie sviluppate dai paesi emergenti, e quindi si avrà un circolo virtuoso, la messa in moto di un circolo virtuoso che oggi è bloccato anche per effetto dello sviluppo delle energie rinnovabili. Ora io domando e termino, ma insomma, un paese che sta in queste condizioni come l'Italia, che non riesce a superare un minimo trend di sviluppo positivo, che è il fanalino di coda dei paesi europei, quando si trova di fronte a un'opportunità di questo genere e quando sa e vede che in Italia c'è effettivamente già presente un settore fiorente di imprese in questa direzione, ma che cosa farebbe un governo minimamente avveduto e un ministro dello sviluppo economico minimamente avveduto? Deciderebbe di fare di questo comparto il punto, la punta di lancia delle scelte di politica economica.
e di politica industriale. Invece, prima ha fatto la scelta nucleare e voi sapete che non avevamo e non abbiamo le risorse per fare le due cose. Se si faceva il nucleare non avremmo mai potuto sviluppare la filiera industriale del fotovoltaico, delle rinnovabili. Ma una volta che quella scelta nucleare è stata battuta dal referendum, il governo che cosa fa? Tace. Durante la fase finale del referendum, e ve lo ricorderete, Romani andava in televisione a dire: noi adesso faremo un nuovo piano energetico, presenteremo un nuovo piano che svilupperà le fonti rinnovabili, vedrete, l'importante è che il mix, famoso mix, cioè Tom Mix, che è il nucleare che occupava quasi tutto, e poi c'erano anche le altre cose. Finita la questione del nucleare, il piano energetico è sparito dall'orizzonte del governo. Nelle misure di adesso non c'è traccia. Allora uno si trova di fronte a una situazione che veramente pensa di essere governato da governanti che non guardano al bene del paese, guardano alcuni interessi di cui, se abbiamo tempo in un secondo giro, forse potremo parlare più diffusamente. Grazie. Grazie. Beh, il riferimento alla Lega è molto interessante, anche perché secondo me è un caso da manuale di scelta ideologica. In realtà l'equazione, che sembra un po' elementare ma secondo me alla fine dei conti funziona, che hanno fatto è: il sole, dove sta il sole? Il sole sta a sud, il sole è una roba del meridione, gli investimenti si concentreranno lì e quindi noi li blocchiamo. Peccato che non abbiano guardato con un minimo d'attenzione le statistiche, perché se si fossero dati la pena di leggere le statistiche, avrebbero visto che una parte significativa, insomma la concentrazione maggiore di impianti sta a nord, e questo è anche deducibile, tra l'altro, se oltre a non leggere avessero anche non evitato di dedurre, ecco, potrebbero arrivare da un'altra parte, perché in Trentino Alto Adige, per esempio, che è la zona dell'Italia che ha una maggiore cultura di tipo centroeuropeo, c'è il boom di tutti gli impianti di rinnovabili, e comunque in tutta l'area diffusa del nord, in particolare del Triveneto, c'è un'altissima concentrazione, cioè migliaia e migliaia di famiglie hanno fatto questa scelta e si sono trovate, su forte spinta della Lega, a rischiare di aver buttato i loro soldi dalla finestra, e questo non l'hanno apprezzato in modo particolare, ed è uno dei punti su cui la Lega infatti si trova in difficoltà, oltre alle vicende di cui si è parlato nel dibattito precedente, che quindi su cui non ritorno. Ma invece mi sembra efficace questo approccio economico. Certo, l'economia è complicata, ma alla fine dei conti può essere meno complicata di quanto la lasciano apparire. Allora, noi questo film l'abbiamo già visto, nella prima metà degli anni Ottanta. L'Italia, che ha una grandissima capacità imprenditoriale, soprattutto come è noto nella piccola e media impresa, e il famoso genio italico, si era lanciata nell'avventura delle rinnovabili, ed era un'avventura perché erano industrie di punta, laboratori di grande prestigio internazionale come quelli dell'Enea di quel periodo, il più grande impianto fotovoltaico fatto dall'Enea nella prima metà degli anni Ottanta, l'Italia posizione leader mondiale in questo settore, anche una buona presenza nel campo dell'eolico. Succede che i governi tagliano completamente sia la ricerca che quella spinta pubblica di volano, che è quella che la Germania ha perseguito per 20 anni prima di ottenere i risultati che adesso ha, e l'Italia si è trovata azzerata, come bombardata, per quello che riguardava l'industria di punta di un settore strategico. È ripartita in questi ultimi 5, 6 anni, 7 anni, ha ricominciato, è riuscita di nuovo a recuperare buona parte del ritardo. Il 2010 è stato un anno record per il fotovoltaico nel mondo e per il fotovoltaico in Italia. L'eolico a livello globale, sapete che Greenpeace fa tutti gli anni una previsione assieme agli industriali del settore, e negli ultimi anni le previsioni di Greenpeace, che certo non sono sfavorevoli all'eolico, sono state battute dal mercato, cioè il mercato è andato sempre più veloce delle previsioni degli ambientalisti.
Quindi è un settore estremamente dinamico. Le previsioni degli investimenti sul fotovoltaico, che sono stati dell'ordine di 35 miliardi di euro nel 2010, prevedono un raddoppio al 2015. Per dire, dal 2008 ci stanno più soldi sulle rinnovabili dei capitali privati che sulle energie convenzionali. Due terzi dell'energia nuova impiantata in Europa nell'ultimo anno viene dalle rinnovabili. Quindi la scelta del mercato è netta. Ma se l'Italia si trova priva del volano, della mano pubblica, nel momento in cui si sta concludendo il percorso, perché la previsione è che si raggiunga la grid parity, cioè praticamente la convenienza del kilowattora per il fotovoltaico attorno al 2013-2014, cioè domani, c'è bisogno ancora di un paio d'anni di incentivi. Se si fermasse la macchina adesso, di nuovo l'industria sarebbe azzerata. Lo scenario globale non cambia, quello che cambia è il beneficio per l'Italia, cioè se noi siamo tra i perdenti o tra i vincitori di questa scommessa. È questo che si sta giocando. È chiaro che se vinciamo da questa parte c'è qualcun altro che perde. Allora questo qualcun altro che perde la partita dei fossili non gradisce molto questa cosa, ed è una delle ragioni per cui in Italia è molto complicata l'immagine delle rinnovabili. Perché il peso di chi invece vuole ancora continuare per 10 anni a usare fossili, che sono quelli che contribuiscono al cambiamento climatico e quindi minacciano la sicurezza globale, questa spinta è molto forte. Ecco, allora, ad Alfiero Grandi io vorrei chiedere un discorso un po' di tipo economico sulle possibilità che ha questo Paese di agganciare il trend delle rinnovabili, e in che tempi e anche con quale tipo di scommesse industriali. Anzitutto volevo ringraziare di questa ospitalità l'Italia dei Valori, perché insieme abbiamo fatto la battaglia per il referendum contro il nucleare, una delle poche battaglie vittoriose degli ultimi anni, ma anche una battaglia sulla quale c'è sicuramente un atteggiamento sbagliato del governo, perché, come ha ricordato Brutti, non ne trae le conseguenze, e le ragioni sono di carattere generale, quelle che sono state discusse prima, ma non c'è nemmeno il tentativo da parte di chi ha responsabilità dirette di muoversi. Però ho l'impressione che anche l'opposizione in questo momento non abbia al centro le conseguenze del risultato referendario, almeno non le abbia come dovrebbe averle. Ho letto naturalmente, e ne sono felice, che è stato detto che entro l'anno l'opposizione avrà un programma, avrà un piano. Credo che questa parte dovrebbe essere una delle prime che viene scritte, perché la questione è urgente. Il problema è adesso, le soluzioni possono essere abbastanza rapide e dare dei risultati importanti. Sul nucleare già nell'87 sono stati fatti dei referendum e avevano bloccato la prospettiva del nucleare in Italia. La talpa ha scavato per molti anni ed è riuscita a riproporre il problema, tanto che ci è voluto quest'altro referendum per bloccare ulteriormente questa prospettiva. Perché nell'arco di poco più di 20 anni il partito del nucleare, se lo vogliamo chiamare così, è riuscito a riproporre il problema e siamo stati a grave rischio che il nucleare tornasse in Italia? Questo è stato possibile perché c'è stata una situazione dormiente e non è stata creata la condizione, anzitutto per interventi politici adeguati, per una politica energetica alternativa. L'Italia ha continuato a essere un paese fortemente importatore di prodotti energetici, fortemente importatore di prodotti energetici che producono CO2, inquinanti, eccetera, eccetera, e come ha ricordato Cianciullo prima, abbiamo lasciato andare campi in cui eravamo importanti, avevamo cose da dire. Non è di poco conto che, ad esempio, colui che ha riproposto il solare termico a concentrazione, che è un sistema produttivo simile al fotovoltaico ma fondato sugli specchi, un po' la vecchia idea di Archimede, Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, sia oggi il direttore di un centro di Berlino
non in Italia, e abbia dovuto sperimentare il solare a concentrazione in Spagna, non in Italia, perché le energie scientifiche, intellettuali, produttive che riguardano i settori delle rinnovabili e del risparmio energetico in Italia hanno fatto fatica a farsi largo, hanno dovuto fare i conti con un atteggiamento politico che non ha avuto presente le potenzialità che hanno questi campi. Brevemente, per ciò che riguarda l'atteggiamento politico, dall'agosto 2010 all'agosto 2011 il governo ha adottato 6 provvedimenti di legge per modificare gli incentivi alle rinnovabili. 6. Il che vuol dire che coloro che operano nel settore, privati che vogliono fare l'investimento, aziende che producono, montaggi, enti locali che debbono concedere i permessi, hanno avuto letteralmente il giramento di testa, perché ogni volta sono cambiate le normative. Se c'è un settore in cui è importante dire oggi quello che si farà tra un certo periodo di tempo, è esattamente questo. La Germania, ad esempio, ha detto nel 2050 io userò energie per l'80% da fonti rinnovabili, e la risposta alla chiusura delle centrali nucleari che ha deciso dopo l'incidente di Fukushima è stato di mettere 5 miliardi di euro per l'eolico offshore, in modo tale da incentivare immediatamente un investimento di grande importanza in uno dei settori importanti delle rinnovabili. Da noi, al contrario, normative... le normative sono state continuamente cambiate, e non solo, ma quando si è arrivata alla logica dei tagli, i cosiddetti tagli lineari, vi ricordate che la critica che giustamente è stata fatta ai provvedimenti tremontiani è sempre stata quella di avere tagliato tutto del 10, del 15, del 20% senza distinguere tra il Ministero della Difesa e la scuola. Bene, anche in questo campo abbiamo assistito alla stessa situazione. Primo si è cercato di tagliare del 30% ulteriormente gli incentivi alle rinnovabili, oltre quello che già era stato deciso. Poi, come ha ricordato Cianciullo, è stato messo mano al 55% che riguarda il risparmio energetico, che è molto importante perché riguarda gli edifici. Incentivo, peraltro, che al 31-12 è finito. E oggi nessuno di noi sa che fine farà. E io credo che dobbiamo fin da adesso dire che ne vogliamo il ripristino, anche perché il 55% di agevolazione fiscale, sia pure nella modalità dei 10 anni anziché di 5 come era prima, che era ovviamente migliore, è un investimento in cui lo Stato non perde, non dà, ma riceve, perché ciò che rientra dal punto di vista produttivo dell'occupazione e anche delle tasse che entrano nelle casse dello Stato, c'è una convenienza assoluta. E poi c'è dal punto di vista occupazionale un tornaconto di assoluta importanza. I metalmeccanici hanno dovuto fare manifestazioni e scioperi perché un settore che conta circa 150.000 addetti, più della Fiat in Italia, ad un certo punto è entrato in crisi perché il governo, tagliando gli incentivi, ha sostanzialmente bloccato la produzione. Le banche, per dare i finanziamenti, vogliono sapere se i soldi rientrano. Non avendo la certezza degli incentivi, le banche hanno bloccato i finanziamenti e le imprese ovviamente hanno cominciato a mettere chi in cassa integrazione, chi a chiudere. Un settore fortemente innovativo. È stata fatta un'inchiesta su questo settore e dice questo: 20.000 nuovi posti di lavoro, malgrado tutto, 20.000 occupati sotto i 35 anni, questo all'orecchio dovrebbe dire molto, abbiamo il grande problema della disoccupazione giovanile che in questo paese è al 30%, nelle aree del mezzogiorno per le giovani donne al 60%, in questo settore c'è occupazione prevalentemente giovane e prevalentemente qualificata, quindi una occupazione sulla quale dovrebbe esserci uno straordinario interesse, invece non è così. Si è addirittura messo in ginocchio questo settore e poi per fortuna di fronte alle proteste eccetera
un po' di incentivi sono tornati. La cosa curiosa, perché è veramente curiosa, è che malgrado questo, in un convegno che è stato fatto proprio in questi giorni alla Fiera di Roma, Solar Expo, è stato dato un dato che è francamente impressionante, dove si conferma che questo paese è molto meglio di come viene governato. Malgrado i tagli degli incentivi, malgrado le incertezze, malgrado questo dalle 8 alle 8 in cui l'incentivo scompare, l'Italia nel 2011 probabilmente diventerà il paese che ha avuto maggiori investimenti al mondo nel fotovoltaico. Più della Germania, e gli Stati Uniti sono al terzo posto. E nel 2012 e nel 2013, se il governo toglie le mani dal volante e lascia le cose come stanno, cioè mantiene gli incentivi e le regole di oggi, noi potremmo avere un ulteriore sviluppo di grande interesse con risultati occupazionali e di investimenti importanti. Perché sono importanti? Vedete, non è vero che l'Italia importa tutto, importa molto, perché i cinesi oggi producono circa il 55% del mercato mondiale del fotovoltaico, dei pannelli. Ma malgrado questo e malgrado il grande ruolo della Germania, l'Italia ha alcuni centri in cui si sono via via costruite delle potenzialità produttive e non sono solo quella fabbrica dismessa e poi riconvertita che è stata inaugurata a Catania, molto importante per carità, ma ad esempio anche al nord, in aree come quella di Padova, in cui evidentemente la Lega non va mai perché dimostra scarso interesse per gli investimenti in quel settore, c'è una posizione leader dell'Italia nel settore degli inverter, che sono importanti e un meccanismo fondamentale nel fotovoltaico, ma anche dal punto di vista della costruzione di pannelli cominciano ad esserci in Italia, a Padova, ma anche in altre aree, anche qui vicino, nelle aree del centro Italia, aziende che producono fotovoltaico, pannelli, del tutto concorrenziali con quelli cinesi e con quelli tedeschi. Naturalmente un'impresa per fare un investimento vuole sapere in quanto tempo gli rientra, e di conseguenza è necessario che mantenga questa prospettiva di investimento con la certezza di continuare ad avere un mercato. Bisogna dare delle garanzie e questo governo non solo non ci pensa nemmeno a copiare i tedeschi per una volta a segno dicendo che nel 2050 anche noi ci poniamo l'obiettivo dell'80%, ma soprattutto lascia nel dubbio cosa succederà del 55% a fine anno per il risparmio, che cosa succederà per il fotovoltaico, e sappiamo che ogni volta che si fa un provvedimento finanziario la prima tentazione è quello di tagliare, perché in questo settore sembra che non ci siano interessi del governo e della sua maggioranza. Allora, per questa ragione io penso che noi dobbiamo dirci una cosa molto chiara, ed è che dal punto di vista del cambiamento climatico le cose stanno andando avanti purtroppo in modo non positivo. Qualche giorno fa c'è stato un servizio importante trasmesso in quasi tutte le reti nazionali sullo scioglimento ulteriore dei ghiacci dell'Artico, che sta andando molto più veloce di quanto era stato previsto. Sappiamo che ci sono condizioni climatiche che portano non a condizioni particolarmente complicate. Quando piove si allaga tutto e quando c'è siccità dura per mesi e distrugge le condizioni, per cui abbiamo parti del mondo come quelle della Somalia e del Corno d'Africa che oggi stanno soffrendo una condizione terribile. Per intervenire sul cambiamento climatico è necessario affrontare il problema anzitutto delle politiche energetiche, perché la politica energetica è una di quelle che può cambiare in modo sostanziale il nostro modo di stare su questo pianeta. La risposta più facile che viene in questo momento è sostituire il nucleare con il carbone. È un errore. Ed è un errore non perché lo dico io, che non conterebbe nulla, ma è un errore perché è stato detto da tutti quelli che si sono presentati ai dibattiti televisivi e radiofonici per difendere il nucleare, che hanno detto peste corna del carbone. Vorrei ricordarvi quando hanno parlato dei 2 milioni di morti per le polveri sottili, degli 8.000 morti soltanto in Italia, cioè hanno creato sul carbone un elemento di verità. Hanno acceso dei riflettori sul carbone molto meglio di qualunque ambientalista o di chiunque avesse dei dubbi sull'uso di questa tecnologia.
In realtà noi dobbiamo continuare questa scelta perché siamo spinti in questa direzione da ragioni ambientali, ma farlo non è una non convenienza, è una convenienza, perché può consentire al nostro Paese, attraverso i risparmi, attraverso l'efficienza, su risparmio ed efficienza noi possiamo fare cose straordinarie, possiamo ottenere dei risultati tali da chiudere intere centrali che non servono più. Sul piano invece del risparmio, della possibilità di farlo, quindi di conquistare il risparmio, di fare gli investimenti necessari e di fare investimenti nelle rinnovabili, noi avremmo risultati importanti sotto il profilo dell'occupazione, degli investimenti, della ricerca, cioè avremmo un processo innovativo di straordinario ed importante interesse. Ma per farlo bisogna dare delle certezze politiche. Non è una cosa che può venire solo spontaneamente. Poi il nostro è un paese, per fortuna, che ha anche delle risorse, l'ho detto prima. È molto importante questo dato sul fotovoltaico, che malgrado tutto, malgrado le grandinate, è riuscito a farsi largo e in modo molto importante. Ma a noi questa piantina interessa consolidarla, farla crescere o invece abbandonarla come è d'uso nel nostro paese? Io penso che bisogna farla crescere. E per farla crescere occorre che ci sia certezza di quadro politico, molto netta, molto chiara deve essere la scelta. E molto chiara e molto netta deve essere la scelta che l'opposizione fa in questo campo. Io spero che sia una delle scelte fondamentali, chiare e precise, che verrà fatto in quel tavolo programmatico che, mi pare di aver capito, finalmente si aprirà per mettere l'opposizione in grado di avere un programma alternativo entro l'anno. Quindi abbiamo ascoltato dei numeri sull'occupazione, sulla convenienza economica dal punto di vista del sistema delle imprese. Volevo ricordare anche il dato sul prodotto, cioè parliamo di impianti che servono per dare elettricità. Bene, quasi un quarto del totale dell'elettricità che consumiamo in Italia viene dalle rinnovabili, inserendo naturalmente anche l'idroelettrico tra le rinnovabili, che costituisce la voce maggiore. Comunque stiamo parlando di quasi un quarto del totale dell'elettricità, cioè non di pochi spicci, a fronte di una stagione che è ancora iniziale e le proiezioni danno tutte una forte crescita. Tra l'altro le proiezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che certo non è storicamente una nemica dell'energia nucleare, le proiezioni ufficiali dicono che da qui ai prossimi 10-15 anni il nucleare, questo lo dicevano prima di Fukushima, il nucleare scende come percentuale del totale dell'energia prodotta e le rinnovabili salgono. Questi sono gli indicatori internazionali non messi in discussione. Ma se questo è il quadro, allora io mi chiedo, in Italia, guardiamo un attimo, poi oltre a questo ci sta, per parlare di green economy naturalmente, possiamo pensare alla meccatronica, in cui siamo fortissimi, cioè l'industria che mette assieme la meccanica di precisione e l'elettronica. Possiamo pensare alla chimica verde, di cui abbiamo con la Novamont un'industria di punta a livello europeo. Abbiamo quindi un assieme di attività in cui il paese potrebbe crescere molto, e a fronte di queste potenzialità di crescita abbiamo investimenti che ancora una volta viaggiano sul passato, su una fase ormai conclusa dello sviluppo industriale. Penso per esempio, oltre alla questione del nucleare di cui si è detto, al famoso ponte sullo stretto. Allora mi chiedo, non è il caso di mettere a punto un metro per poter dire in maniera tecnicamente solida e funzionale dal punto di vista della comunicazione quanto una scelta, una grande scelta industriale o di infrastrutture conviene al paese? Cosa perde e che cosa guadagna? Quanto costa e quanto rende? C'è bisogno di un metro di economia di base che sia facilmente comunicabile. Come si può creare? Ma vediamo, intanto io direi questo. Se un investimento delle proporzioni di quelle, per esempio, del ponte sullo stretto venisse riversato
nella direzione del risparmio energetico, fosse tradotto in incentivi per coloro i quali introducono nelle loro abitazioni pubbliche, private e così via, sistemi di gestione dell'energia più razionali, coibentazione e così via, sonde geotermiche. Bene, se si facesse questa scelta, non solo noi avremmo dei grandi risultati in termini, diciamo così, di sviluppo delle rinnovabili, ma tutta una filiera di attività economiche, tecnologiche e meno tecnologiche, di media dimensione, di piccola dimensione, artigianale, si metterebbe in moto in questa direzione. E mentre se tu fai il ponte sullo stretto, fai lavorare 5.000 edili per 4 anni, ingrassi la mafia naturalmente, ma adesso non se ne è parlato nel precedente dibattito di queste cose, ma fai un'operazione concentrata di quel tipo, dopo 5 anni gli edili vanno in cassa integrazione perché hanno costruito il ponte, sul ponte forse non passa gente a sufficienza per pagare col pedaggio il ponte medesimo, quindi resterà un costo a vita natural durante, un costo a carico dell'erario. Una scelta del genere di quella che ho detto metterebbe in moto un sistema economico che oggi è fortemente depresso, e al termine di questo processo ci sarebbe riduzione di consumo energetico, contrazione del quantitativo di energia da fonte rinnovabile che dovremmo fare, delle percentuali naturalmente, e per di più un settore gravemente in deficit in questo momento rimesso in moto, caratteristico tra l'altro dell'Italia, che sono settori manifatturieri ad alta intensità di manodopera. Una seconda osservazione. Adesso per rispetto di voi che siete rimasti, poi quando abbiamo fatto troppo lunga ce lo dite, e vi alzate in tutti insieme e smettiamo. Qualcuno di quelli che sono rimasti qui probabilmente hanno intenzione, o l'hanno fatto, di montare sul tetto della propria casa un impianto fotovoltaico. Allora, quali sono le difficoltà che si incontrano? Sono quasi tutte difficoltà di natura burocratico-amministrativa bancaria. Se si fanno dibattiti di questo genere con meno distanza dal pubblico, a volte si alza qualcuno che dice: ma io ci ho provato, ma non ci sono mica riuscito, perché la banca mi ha detto che non me lo finanzia, per quello ho dovuto fare delle cose, andare in giro per... Allora, ci sono delle esperienze imprenditoriali in Italia, giovani imprenditori che si sono messi in mente di realizzare questo obiettivo, costruire impianti fotovoltaici sui tetti delle case, senza che il cliente, la famiglia, dovesse spendere una lira di investimento, né chiedere una lira di investimento a nessuno, né chiedere garanzia assicurativa a nessuno, né fare un foglio di carta presso il comune, la regione, il GSE. Come fanno? Si sono inventati una cosa semplice. Quando una cosa così prenderà piede ci saranno centinaia di imprese di questo genere. Fanno un contratto, propongono un contratto, è gente intelligente che ha fatto già una trafila con bancaria, se vogliamo dire così, ci sono delle banche intelligenti che su questo terreno si sono mosse, propongono al loro cliente la fabbricazione dell'impianto e il versamento dell'incentivo dell'impianto nelle tasche del fabbricante, del costruttore, dell'impiantista, per un certo numero di anni, entro i 20 anni naturalmente di durata dell'impianto, mentre tu che sei dentro casa, hai la erogazione completa dell'energia elettrica gratis, purché tu stia dentro i 3 kW e mezzo di potenza consumata nel corso dell'esercizio. Non solo, ma ve ne aggiungo un'altra. Altri imprenditori intelligenti hanno avuto un'idea. In alcune realtà, in Emilia per esempio,
guardo Alfiero perché lui è di quelle terre, si sono rivolte ai comuni e hanno chiesto ai comuni, hanno detto ai comuni una cosa, dice, ma scusa, ma tu ce l'hai 5 ettari di zona gravemente compromessa sotto il profilo urbanistico, una cava, una zona artigianale abbandonata? Perché noi possiamo riuscire a introdurre il concetto di scambio energetico sul posto a distanza. La cosa è seria, perché se tu fai un impianto che scambia sul posto hai certi vantaggi in termini di incentivi, però hai dei limiti forti di potenza. Non puoi fare scambio sul posto se non stai dentro i 200 kW, sennò tutti farebbero lo scambio sul posto e non scambierebbero niente sul posto, immetterebbero tutto in rete, no? Già questo è un fenomeno che è in atto, cioè stanno nascendo produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile che somigliano in piccolo ai monopolisti classici che producono da fonte fossile. Questi invece è un concetto diverso, perché in quest'area si realizzano delle celle da 200 kW, ciascuna cella da 200 kW, visto che una famiglia di potenza, visto che una famiglia ne consuma circa 3, serve 60-70 famiglie, 70 famiglie vengono interpellate per entrare nell'investimento di quei 200 kW, anche se stanno in un centro storico, anche se stanno in una periferia non immediatamente contigua. È chiaro il punto? Così facendo tu fai partecipare una quantità crescente di cittadini allo sviluppo della produzione di energia elettrica gratuita, perché adesso il 200 kW ci vogliono 400 metri quadri di superficie di pannelli, 20x20 insomma, per dire, ma probabilmente se tu vuoi moltiplicare queste cose hai bisogno di qualche ettaro. Ma sono ettari che, a differenza di quelli che voi vedete ogni tanto sui fianchi delle colline che danno tanto fastidio, no? Perché effettivamente anche lì c'è da metterci le mani, quelli lì sono invece proprietà e producono per 200, 300, 400 famiglie che vivono in zone dove non si può costruire sul tetto perché è una zona protetta, perché è una zona storica e così via. Tutto questo, e questa è la conclusione del mio ragionamento, viene fatto muovendosi, perché questi imprenditori si muovono nel meandro delle norme, dei regolamenti, perché nessuno, a dir la verità nemmeno nessuna regione, si è posta il problema di semplificare e rendere più razionale il processo di costruzione di impiantistica per le energie rinnovabili. Anzi, se volete, mentre se vuoi fare una turbogas, l'Enel lo fa in 448 senza troppi problemi, perché ha tantissimi vantaggi ambientali da questo punto di vista, se tu vuoi fare un tuo impianto di energia rinnovabile, un termico, quello che è, incontri enormi difficoltà per poterlo fare, e nessuno si sta ponendo il problema di una legislazione di sostegno che si deve fare, perché se veramente la cosa prende piede come avete sentito da Grandi e da Cianciullo, e ci sono migliaia e migliaia di famiglie in Italia, centinaia di migliaia, milioni di famiglie che si mettono per questa strada, nasce da una parte un mercato gigantesco e dall'altra parte la necessità di normative che consentano. Voi immaginate soltanto cosa vuol dire cercare di mettere un impianto fotovoltaico sulla cima di un palazzo di 12 piani, dove oggi, perché il tetto è condominiale, non si sa come si realizza quell'investimento se uno solo dei condomini decide di non partecipare. Non esistono mezzi, o a terra un impianto di cogenerazione. Questi sono problemi che se non li risolvi porranno un limite strutturale alla crescita di questo comparto.
Cioè esistono le tecnologie, esistono le risorse, no, mancano completamente le norme per metterle in cantiere. Io ho anche il sospetto, ve lo devo dire in tutta franchezza, che queste norme non ci sono perché non si vuol far decollare il sistema. Perché come tu hai detto giustamente, o lo diceva anche Alfiero, quando la risposta alla trasformazione energetica da post nucleare è sviluppiamo il carbone, magari nella versione carbone pulito, che significa, siccome non esiste oggi una tecnologia commerciale del carbone pulito, significa, ho visto i progetti, alcuni progetti dell'Enel, di riconversione di centrale a carbone in centrale a carbone pulito. Come sarebbe che si fa questa cosa? Sarebbe che si fanno impianti di distillazione da cellulosa. Non si sa dove e come, perché appunto è vero che la chimica verde i biodiesel di seconda generazione esistono, ma ancora non sono commercialmente molto sviluppati. Con i sottoprodotti di questa attività, che lì si chiama lignina, ma potrebbero essere sottoprodotti dell'attività agricola, dello sfalcio e così via, trasferiti dai luoghi di produzione verso la centrale a carbone e miscelati nell'ordine dal 3 al 7 all'8% con il carbone, genererebbero il carbone pulito, per il quale naturalmente l'Enel riceve contributi statali, regionali, comunali, interventi di grande sostegno. Allora, qui siamo proprio all'interno del problema, e io penso che su questo una forza politica che vuole governare l'Italia ci debba pensare fortemente e non lasciare un argomento di questo genere al margine delle sue osservazioni politiche. Beh, poi sul carbone cosiddetto pulito c'è da dire che, a parte l'effetto smog, che è quello di cui si ragionava prima, c'è l'altro effetto anche più importante in termini complessivi, che è, come è noto, l'effetto serra. Siccome carbone ha la stessa radice di carbonio, non ci vuole molto a intuire la verità, cioè che è il combustibile con il maggior contenuto di carbonio in assoluto. Allora, in teoria, questo carbonio, per fare un carbone realmente pulito, oltre a togliere le varie schifezze che se uno le respira gli vengono varie malattie, deve anche deve mettere in sicurezza il carbonio. Ci sta una tecnologia che si chiama il sequestro appunto del carbonio, e ha il piccolo difetto che è una tecnologia sperimentale di cui non si conoscono bene né i costi né la sicurezza. Si mette questo carbonio catturato, si deve mettere in profondità, probabilmente in profondità, in miniere, in luoghi in cui deve rimanere in sicurezza per molti secoli, perché se all'improvviso uscisse tutto il guadagno avuto prima si verrebbe a perdere. Quindi è una tecnologia, diciamo, non ancora considerata affidabile né dal punto di vista del prezzo né della sicurezza. Quindi, in assenza di una tecnologia affidabile, è bizzarro che si continui a parlare di un carbone pulito. Ma detto questo, era interessante nell'intervento di prima, di Brutti, il concetto di sistema. Perché un errore che altrimenti si potrebbe fare nel parlare di green economy è pensare, per esempio, che a un certo punto io, non so, scelgo il fotovoltaico, scelgo l'eolico, scelgo la geotermia e più ne metto e basta, se io metto quello e sto a posto. A differenza della energia da fossili, dell'energia vecchia e anche da nucleare, quella dei grandi impianti, che è un'energia figlia dell'Ottocento, il grande impianto, la potenza dell'uomo nel dominio della natura, questa tecnologia nuova, la tecnologia siamo in mezzo a questa grande transizione, è una tecnologia che nasce per essere decentrata il più possibile, non in maniera esclusiva, ma decentrata. Per essere decentrata ha bisogno di una rete che sia intelligente, perché altrimenti la rete così come è fatta adesso, che prende, è come una lotta di pesi massimi, come se sul ring c'è solo pesi massimi. Dall'altra parte invece c'hai dei piccoli nanetti che però sono una moltitudine, e alla fine quindi hai meno problemi di andare in blackout, perché il colosso gli può venire un infarto. È difficile che venga un infarto contemporaneamente a 10.000 nanetti. Poi questi qui sono decentrati, il guadagno è più distribuito e in più prendono l'energia dal sole, quindi è un'energia democratica perché casca più o meno dappertutto. Certo, in Groenlandia di meno, ma quelli sono anche territori meno abitati. In Lombardia di meno, ma relativamente, perché abbiamo visto che in Germania ce n'è tantissima, quindi
sufficiente, di meno ma sufficiente, e quindi ha tutte queste caratteristiche. Ci vuole quindi anche un salto nel modo di pensare tutta una serie di elementi che finora abbiamo immaginato come accessori e che diventeranno invece strutturali: una nuova rete, le cosiddette smart grid e investimenti appunto un po' ad ampio raggio. Ecco, da questo punto di vista c'è un'operazione che è culturale, che è anche di ripensamento della democrazia, che si basa su elementi strutturali come quello dell'energia. E è stato citato prima la rivoluzione informatica, una rivoluzione simile a quella informatica che ha fatto infatti uno stravolgimento del potere all'interno del mondo dell'informazione nel campo dell'energia. Insomma, sono processi che hanno una natura politica e di cambiamento radicale che a mio giudizio ancora non viene colta in maniera sufficiente. Cosa in Italia uno scenario del genere, insomma, che tempi può avere dal punto di vista della praticabilità e che difficoltà politiche sta incontrando e rischia di incontrare ancora? Confermo che l'opposizione deve porre questo tema al centro della sua posizione, delle sue proposte, in vista di un confronto politico che io spero sia presto per uscire dal pantano in cui stiamo precipitando, perché l'opposizione dovrebbe porsi l'obiettivo di riuscire ad arrivare al governo rapidamente, ma di arrivarci con delle idee chiare, senza perdere troppo tempo. Se la cosa è presto, meglio; se dovessimo metterci un po' di tempo, almeno sarebbe più chiaro come fare l'opposizione. La cosa diceva Di Pietro prima, intanto che lo ascoltavo, ho sentito alcune delle cose che lui ha detto nella parte finale, sono di questo tipo, perché ancorché all'opposizione bisogna porsi l'obiettivo di un'idea di paese, di un sistema paese, in grado di rispondere alle sfide più innovative a cui dobbiamo cercare di fare fronte. E nel cercare di rispondere a queste sfide innovative ci sono cose che poi sono anche abbastanza semplici da fare, non sono così complicate come qualcuno cerca di dire. Pensiamo ad esempio alla grande mole di edifici pubblici e in particolare alle scuole. L'Italia è un paese che, non avendo le scuole in sicurezza, ha deciso per legge che sono in ordine comunque, cioè si è autoassolta dalla atroce situazione che le scuole non sono in sicurezza. Non sono in sicurezza e non hanno naturalmente risparmio energetico, energie alternative come fonte della produzione energetica, mentre questa fonte nel tempo potrebbe dare risultati importanti e perfino un ritorno economico. Come diceva Paolo prima, le famiglie hanno un ritorno economico, naturalmente ce la può avere la scuola, l'ospedale e quant'altro. In questo strano paese la Cassa Depositi e Prestiti, che prende sostanzialmente alimentata con il risparmio postale, è stato deciso dal ministro in assoluta solitudine, è una decisione che riguarda solo il ministro con la Cassa Depositi e Prestiti, che comprasse un'azienda dell'ENI, perché l'ENI aveva un problema, doveva cercare di diminuire il debito e quindi ha investito 700 milioni di euro per comprare questa azienda. Cosa c'entra la Cassa Depositi e Prestiti? Non si sa. Perché la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe occuparsi di questioni come quello di fare investimenti nel settore industriale è ancora di più un mistero. Semmai dovrebbe alimentare un fondo pubblico o parapubblico, pubblico e privato, non mi interessa come, di cui però si conosce la destinazione, ma non è questo il ragionamento che si sta facendo. Mentre nei compiti storici della Cassa Depositi e Prestiti c'è creare dei fondi di rotazione a disposizione degli enti locali, delle regioni, oggi c'è l'autonomia scolastica, delle strutture scolastiche, c'è l'autonomia degli ospedali della ASL, degli ospedali delle ASL, per sicurezza, risparmio energetico, uso delle rinnovabili. Questo si potrebbe fare, rientrerebbe nei suoi compiti, potrebbe essere un fondo di rotazione. È una delle proposte che abbiamo fatto con la proposta di legge di iniziativa popolare. Con 3-4 miliardi di euro nel tempo si potrebbe fare un progetto per mettere in sicurezza e innovare tutto il settore della pubblica amministrazione.
Per ciò che riguarda invece il settore privato, la cosa che molte volte sfugge è questa. Un incentivo pubblico non è una regalia, te lo do, te lo regalo, è tuo. No, è diverso, perché l'incentivo pubblico muove un investimento privato. Quando si coibenta un edificio, si mettono i doppi vetri, si mette una porta che ha risparmio energetico, che cosa succede? Il privato ovviamente tira fuori i soldi di tasca, paga l'investimento e lo detrae nel tempo. Questo vuole dire che c'è occupazione, aziende che lavorano, investimenti e naturalmente tutto questo porta anche soldi direttamente nelle casse dello Stato, perché si paga l'IVA, tra l'altro purtroppo da adesso in aumento dell'1%, e di conseguenza ci sono contributi sociali, ci sono le tasse che pagano le aziende e i lavoratori, tutte entrate che lo Stato deve mettere in conto. Non è che è un esborso netto, è una partita di giro, c'è un incentivo che trascina un processo di investimento e di occupazione. Noi non potremo tornare a prima, lo dico perché nella discussione che si fa anche nell'opposizione, secondo me c'è un po' un limite. Capisco che anche nei dibattiti come questa sera a un certo punto bisogna chiudere, però si tende a dire dobbiamo, quando ritorneremo al PIL di prima, cioè prima della crisi finanziaria, a un certo punto si parlava del 2014-2015, mi pare che cominci a diventare un sogno anche quella data non esattamente molto vicina. Ma in realtà noi non possiamo tornare a prima come se nulla fosse, non è che possiamo cancellare questo periodo. Dobbiamo impegnarci a tornare a prima diversi da come eravamo prima, questa è la verità, perché l'economia dopo non sarà l'economia di prima, altrimenti noi metteremo nel conto disoccupazione giovanile, minori occupati, metteremo nel conto tagli sociali continui. Noi dobbiamo creare invece un'idea nuova di espansione, ma di espansione di qualità. Nell'idea di sviluppo va inserito il termine qualità. Dobbiamo stare molto attenti e non introiettare il concetto che ci viene propinato ogni giorno, per cui tutto è giustificato dalla crisi e valutato semplicemente in termini di quantità. In realtà è la qualità che modifica le caratteristiche del modello di sviluppo che ci può dare le condizioni per occupazione, investimenti e crescita di qualità del benessere sociale, perché se non la impostiamo così, noi corriamo il rischio di inseguire il sogno di tornare a prima, che già non era il regno del Bengodi, ma anche che diventa un sogno non realizzabile, perché il nostro obiettivo deve essere quello di guidare il cambiamento della società, di guidare il miglioramento della qualità sociale e della vita civile, perché altrimenti noi rischiamo effettivamente di tornare indietro. E la cosa che veniva detta riguardo, diciamo, al carattere diffuso della rete è molto importante, perché questo carattere diffuso della rete riguarda l'immissione dell'energia elettrica, ma riguarda anche altri sistemi importantissimi per il risparmio di energia e anche per creare un diverso rapporto della produzione energetica con l'ambiente. Penso alla mobilità, è uno dei settori più difficili, perché non si può semplicemente dire basta, lascia la macchina a casa, devi dare anche delle alternative. E le alternative più semplici sono quelle di macchine che consumano di meno, di macchine che cominciano ad utilizzare di più l'energia elettrica. Ora, ci sono progetti che sono di straordinario interesse. A Parigi un investitore privato, bisogna dirlo, per di più amico di Sarkozy, quindi non esattamente uno di sinistra, non particolarmente di sinistra, un certo Bolloré, ha investito 60 milioni di euro e con il Comune di Parigi ha deciso di fare 700 punti di carica batterie di auto elettriche. Contemporaneamente la Peugeot ha deciso di fare un investimento in questa direzione, ha scoperto un nuovo tipo di batteria, ha sperimentato un nuovo tipo di auto. Il Comune ha messo dentro un'idea nuova, che è quella di un'auto pubblica che viene affittata attraverso un abbonamento e attraverso l'uso diretto, peraltro a prezzi estremamente contenuti, e allora si scopre che ci vuole la rete, perché tu dici auto elettrica, e dove attacco la spina? Quanto mi dura la batteria della macchina? Dove ci arrivo? Quanto mi costa? L'insieme di queste risposte richiede un disegno pubblico. Comune di Parigi
in questo caso un grande comune, ma pur sempre un comune, una grande azienda pubblico-privata per la verità, un investitore che ha deciso di scommettere in questa direzione, cosa che da noi suona strano, ma nel mondo c'è anche gente che magari è multimiliardaria, chiede che anche i ricchi paghino le tasse. Pensate che miracolo straordinario, un ricco che chiede di pagare più tasse, che ne parla, da noi sembra una bestemmia. Ci sono anche alcuni che decidono che una parte dei loro quattrini li investono in tecnologie e in grandi ipotesi innovative. Allora io vorrei capire perché il sogno non dovrebbe avere una dimensione politica e non dovremmo avere nell'opposizione l'ambizione di una grande intuizione politica, di un grande sogno che abbia dal punto di vista delle politiche energetiche e del loro rapporto con la società e l'economia un grande processo di innovazione. Credo che questo sarebbe un sogno che il Paese potrebbe capire e su cui potrebbe lavorare e potremmo ottenere dei risultati straordinari. Credo che possiamo andare verso la chiusura. Un saluto di Paolo Brutti. Sì, io volevo soltanto intanto ringraziare Cianciullo e Alfiero per il loro intervento stasera, molto, molto importante, molto brillante, che ci ha aiutato. Volevo ringraziare voi che siete rimasti a sentire le cose che vi abbiamo detto. Comunico che, mi dice Mascia, che in questo momento ci sono più di 1000 persone in streaming che guardano questa trasmissione, quindi l'interesse su questa materia, peraltro voi lo sapete meglio di me, è molto grande. La terza cosa che voglio dire è che forse per fare le cose che Alfiero ci ha raccontato che fanno in Francia ci vuole una rivoluzione francese che noi non abbiamo fatto e una metropolitana attraverso la quale poi si possono fare facilmente senza dover bucare tutte le strade come faremo a Roma, le immagini. Però diciamo, questa è un po' la cosa. L'ultima cosa è questa: prendendo spunto dai ragionamenti che abbiamo fatto stasera e dalla necessità di trasformarli da ragionamenti in una riunione, in una penny come questo, in fatti politici, io credo che Alfiero ed io ci possiamo prendere l'impegno di fronte a voi che la settimana prossima cominciamo a prendere contatto con il Partito Democratico, con i rappresentanti responsabili dell'ambiente del Partito Democratico, perché poi è lì insomma che bisogna muovere la questione, per mettersi seduti a scrivere le prime righe del programma, di quella parte di programma che parlerà appunto della rivoluzione energetica e della green economy, perché io condivido molto l'osservazione che ha fatto Alfiero Grandi, che questo non può non essere uno dei capitoli qualitativamente caratterizzanti il programma del centro-sinistra per dare all'Italia un diverso governo. E vi ringrazio a tutti.